Io partirei col dire che le Camere di Commercio sono la pubblica amministrazione forse più digitalizzata d'Italia, lo siamo da sempre. Il registro delle imprese informatico nasce negli anni 70, agli albori dell'informatica, quando esistevano i calcolatori elettronici, così si chiamavano. L'intuizione del presidente Volpato di Padova, che era un professore di matematica, fu quella di appunto cominciare a mettere i dati sulle schede perforate. E questo è stato un patrimonio enorme che ci consente oggi di essere i detentori dei dati, e come tutti sappiamo chi possiede i dati oggi possiede la reale ricchezza, questo ormai è acquisito, e allora in questo noi abbiamo la possibilità di essere molto più rapidi nelle decisioni avendo i dati a disposizione, trasparenti, perché è indiscutibile la trasparenza, e poi sicuramente abbiamo l'opportunità di dare a tutti gli stakeholders la possibilità di conoscere nel dettaglio quello che avviene all'economia di un territorio. Non è una fotografia, è un film, perché fondamentalmente i dati si aggiornano quotidianamente e le può vedere con gli strumenti che oggi presenteremo come la natalità e purtroppo la mortalità delle imprese proceda nel corso del tempo, e questo può comportare ovviamente la capacità di fare delle scelte, decidere su cosa investire, vedere quali sono i settori che tirano, vedere quali sono gli ambiti territoriali con le maggiori vocazioni, e la conoscenza indiscutibilmente favorisce quello che sono la capacità di investire. E qui vengo con la sua domanda: certo, è un modo per attrarre gli investitori esteri che possono attraverso i nostri strumenti comprendere la dinamica di un tessuto territoriale. Questa piattaforma di data visualization è stata realizzata con i dati del registro delle imprese, che è il patrimonio informativo più importante a livello nazionale. Questa piattaforma permetterà di accedere alle informazioni delle imprese e valutare qual è il tessuto imprenditoriale di questo particolare territorio. Quindi sarà possibile vedere, per esempio, quante sono le imprese femminili, quelle a prevalenza straniera oppure le imprese giovanili. Sarà inoltre poi possibile fare delle analisi sui dati di bilancio, quindi ha delle opportunità e delle potenzialità enormi, perché sono stati inseriti dati di 5 annualità. Quindi queste informazioni potranno anche essere usate per fare analisi predittive sul futuro. Uno strumento fondamentale per la promozione del territorio. Trieste, questa città, questa provincia, sta attraversando un momento di crescita straordinario, e per questo che non dobbiamo assolutamente perderlo. Basta pensare che il Comune di Trieste sta investendo 178 milioni di euro in acquisto di beni e servizi, basta pensare a quello che può rappresentare il Porto Vecchio, e quindi questa opportunità offerta dalla Camera di Commercio è un altro tassello di quel mosaico importante che stiamo costruendo per la promozione della città non solo in Italia ma nel mondo. Avere a disposizione dei cruscotti che in tempo reale ti permettono di conoscere le realtà economiche della nostra regione, questo vale per gli imprenditori, per conoscere concorrenti, per conoscere fornitori, per conoscere insomma lo stato di salute poi dell'economia in generale, penso che sia una cosa assolutamente positiva. Quindi un plauso a questa iniziativa della Camera di Commercio della Venezia Giulia.